Sono diversi gli stabilimenti industriali nell'area del Basso Molise sui quali il futuro economico e la gestione sono in bilico. Le organizzazioni sindacali rivendicano di essere ascoltate. Prima delle ferie estive, centinaia di dipendenti degli stabilimenti industriali termolesi vorranno conoscere il futuro delle loro aziende, dalla Vibac passando per la Gigafactory di Stellantis. Troppe nubi si sono addensate nell'ultimo periodo da parte della classe politica locale e nazionale. Occorre maggiore chiarezza e il coinvolgimento della parte sindacale. Abbiamo ancora qualche vertenza aperta come la Vibac che desta preoccupazione, ma abbiamo la Gigafactory, abbiamo Stellantis. C'è insomma un fermento che non ci dà tranquillità perché è chiaro che non abbiamo le soluzioni immediate e invece quelle sono necessarie per poter progettare il futuro anche di questo territorio. La capacità che ha questo territorio di aggregare è motivo di orgoglio per tutta la CISL, perché appena dopo il Covid, questa è la seconda festa, riunire tanta gente inorgoglisce e comunque dà anche un segnale di buon auspicio per quello che è il futuro. Sul fronte poi dei dipendenti di Poste Italiane viene ribadito anche in Molise il secco no alle intenzioni di privatizzare l'azienda nazionale dello Stato. Il 25 saremo al Senato per quanto riguarda la privatizzazione di Poste Italiane e pare che il governo voglia in qualche modo mettere un freno sulle privatizzazioni e far sì che vuole dichiarare che Poste Italiane è un servizio essenziale per il sistema paese e quindi non può essere privatizzato, quindi il 51% deve rimanere per forza allo Stato. Pare che queste siano le indicazioni del governo, ma stiamo attendendo il 25 giugno. In questi mesi abbiamo coinvolto le istituzioni, abbiamo coinvolto i comuni, i sindaci, abbiamo coinvolto le prefetture, abbiamo coinvolto le comunità, i cittadini, un po' tutti quanti, far capire che era sbagliato privatizzare Poste Italiane in quanto è la cassaforte dello Stato e poi sarebbe stata gestita dai privati. E questa qua è una cosa che fa male al sistema paese.